giocate quest'anno in due partite sui campi delle finaliste. Roma-Torino è il primo atto, mercoledì prossimo il ritorno a Torino. Roma-Torino è iniziata da 3 minuti circa, il punteggio è 0-0. Vediamo la Roma, la nostra destra. Gioca con Tancredi, Romano Maggiora, Turone, Falcao, Santarini, Conti, Di Bartolomei, Faccini, Ancelotti, Scarnecchia. Torino in maglia bianca, la nostra sinistra è schierato con Terraneo, Cuttone, Salvadori, Volpati, Danova, Zaccarelli, Bertoneri, Pecci, Graziani, Sclosa, Pulici. Ecco un'azione di Bertoneri, triangolo con Graziani, scatta Pulici. C'è un fallo di Turone, va a terra Pulici, calcio di punizione in favore del Torino. Ripetiamo, il punteggio è 0-0, siamo al quarto minuto del primo tempo. Dirige la partita il signor Pieri di Genova davanti a 45.000 spettatori. Ancora Bertoneri in area. Il tiro è ribattuto da Turone. Riconquista la palla Conti. Cuttone ferma il lancio che era diretto ad Ancelotti. Ancora Bertoneri mette al centro un pericoloso pallone, rilancia Santarini, riprende Pecci, Graziani, tiro di Graziani, è fuori, è il primo tiro della partita Roma-Torino. Poco prima dell'inizio il collega Germano ha consegnato a Paolo Roberto Falcao il trofeo Guerin Sportivo per essersi collocato insieme con Rudy Kroll del Napoli ai vertici della speciale classifica di rendimento per il campionato 80-81 stilata dal settimanale bolognese il Guerino Sportivo. Fermato Conti, riparte Pecci con questo servizio su Pulici. Il lancio è su Graziani, velocissimo, esce Turone, va a chiudere. Imposta adesso di nuovo la Roma con Falcao. Si ripete la finale dell'anno scorso che fu giocata in partita unica su questo campo fra Roma e Torino e vinta dalla Roma ai rigori. Conti, Scarnecchia, Falcao. Ha evitato l'intervento di Pulici il brasiliano. Lancio a Di Bartolomei. Bella deviazione di Di Bartolomei al centro dell'area di rigore, è in ritardo Faccini e la palla passa di nuovo al Torino con Sclosa. Una curiosità, si gioca questa finale nello stesso giorno in cui fra un anno verranno iniziati i campionati del mondo in Spagna. Intercetta Falcao il servizio in avanti che era stato effettuato da Zaccarelli. Santarini, Di Bartolomei, Faccini, Ancelotti, Romano, tiro cross di Romano, parata in due tempi di Terraneo. Vi completo lo schieramento con le panchine. Nella panchina della Roma ci sono Superchi, Spinosi, Amenta, Rocca e Birigozzi. In quella del Torino Copparoni, Masi, Davin, Francini e D'Amico. Falcao, Scarnecchia, va via bene Scarnecchia, poi però non chiude bene per il cross che manda direttamente sul fondo.
Maggiora Scarnecchia, attaccato irregolarmente da Cuttone, calcio di punizione in favore della Roma, battuto da Di Bartolomei su Falcao. Santarini, Conti, la molto laterale, il passaggio, Conti non lo controlla e la palla in fallo laterale. Sono trascorsi 9 minuti del primo tempo con Roma e Torino sullo 0-0. Da Sclosa a Pecci, rilancio di Danova, intercettato da Maggiora, Di Bartolomei, Scarnecchia, Ancelotti, Maggiora, Ancelotti, si è fermato il passaggio al Falcao, ma l'azione prosegue perché un disimpegno corto del Torino aveva servito ancora Falcao, il tiro è stato di Ancelotti. Sclosa, Volpati, ancora Volpati su passaggio indietro di Pulici, sulla destra per Bertoneri che scatta rincorso da Maggiora, Bertoneri su Cuttone, cross di Cuttone, colpo di testa di Graziani, tiro di Pulici in acrobazia, contrastato da Turone, il pallone è parato da Tancredi. Ancelotti, va a terra Ancelotti, Bertoneri suo il tiro, parata ancora di Tancredi sulla correre di Graziani. Maggiora, Scarnecchia, Ancelotti, Conti, Di Bartolomei su Sclosa, Romano, scatta il terzino, Conti verso Romano, ha rinviato Volpati, Maggiora, Scarnecchia, cross di Scarnecchia, la testa di Danova è saltata prima di tutti, recupera Falcao su disimpegno, ancora Falcao, gli ha appoggiato la palla Romano, Faccini, Romano, Sclosa, disimpegno sul portiere terraneo. Volpati, l'appoggio è sulla destra per Bertoneri, anticipato da Maggiora. Partita è molto aperta, prevalenza della Roma, ma il Torino non si è affatto chiuso. Rinvio di Salvadori su Conti, Pulici in lotta con Santarini, Salvadori si è liberato sulla sinistra ma Pulici ha preferito servire Sclosa e poi Sclosa che fornisce della palla a Salvadori, ancora Pulici, cross di Pulici,
colpo di testa di Bertoneri al volo. Graziani molto bello in mezza rovesciata al lato di poco sulla destra della porta della Roma. Il tiro di Graziani dopo 13 minuti di gioco. Roma e Torino 0-0 nella finale di andata di Coppa Italia. Fallo di Volpati su Ancelotti, calcio di punizione in favore della Roma, toccato da Falcao su Scarnecchia. Il passaggio era su Facini, azioni molto confuse, Romano, l'appoggio su Conti, Ancelotti. Su Ancelotti va a chiudere Danova. È fallo laterale ed è per il Torino. Evidentemente Ancelotti ha toccato per ultimo. Ancora un disimpegno del Torino, è Salvadori che porta la palla lontano, ma la riconquista Conti. La rimette al centro per Ancelotti, Falcao, prontissimo il tiro di Falcao in angolo, parata di Terraneo, tiro di Falcao dopo 15 minuti di gioco. Lo stadio ha invocato a lungo il nome del brasiliano. I brasiliani sono in primo piano in questo momento in Italia. Abbiamo visto Santarini andare a chiudere su Graziani. Ricordiamo che domani sera a Napoli la finale degli incontri internazionali di Sport e Sud è proprio un Napoli-Flamengo che promette grosse emozioni. Fuori gioco di Pulici nell'azione di contropiede del Torino, calcio di punizione in favore della Roma, toccato da Santarini su Di Bartolomei. Fermato Falcao da Zaccarelli, tenta di andar via Picci. È Salvadori che ha conquistato la palla su Romano, è suo questo cross, ferma Di Bartolomei in area. Poi il capitano della Roma, visto che nessuno lo disturba, si porta in avanti e lancia Faccini. Colpo di testa è stato di Sclosa, poi Scarnecchia, va via in tandem con Ancelotti, apre ancora su Ancelotti. Non riesce a passare il pallone, ma lo riconquista Faccini. Indietro ancora ad Ancelotti, cross di Ancelotti, il colpo di testa di Sclosa in calcio d'angolo per impedire l'intervento di Conti. Primo calcio d'angolo della partita è in favore della Roma. Giunge con il punteggio di 0-0 al 17° minuto del primo tempo. Dalla bandierina Conti, colpo di testa di Zaccarelli, di Graziani, Bertoneri, Graziani, Zaccarelli, ha liberato Turone, riparte Falcao, Scarnecchia, Conti. E Terraneo è riuscito ad evitare il tiro di Scarnecchia e poi Zaccarelli ha messo in calcio d'angolo il tiro di Conti. Prima palla gol della partita, neutralizzata da Terraneo.
con Scarnecchia che era giunto solo davanti al portiere. Dalla bandierina Conti. Sbaglia il calcio d'angolo Conti, palla sul fondo. Colpo di testa di Maggiora su Bertoneri, Falcao, Di Bartolomei, Maggiora, Scarnecchia, Di Bartolomei, Turone, Faccini, verso Turone va a chiudere con anticipo ed intuito Volpati, che poi perfeziona il disimpegno servendo Pecci. Pulici. Bertoneri. Cross di Bertoneri, il colpo di testa di Turone, il passaggio indietro di Falcao a Tancredi. Zaccarelli è uscito bene in posizione difensiva, Volpati su Graziani. Graziani si libera bene per il tiro, Graziani lo effettua anche abbastanza teso anche se da posizione angolata, parata di Tancredi. Falcao. Romano, che non riesce a controllare il servizio di Falcao, fallo laterale. In questo momento sono in Italia Zico Junior nel Flamenco e con Falcao impegnato questa sera si può dire che i migliori giocatori del Brasile sono in questo momento in Italia. Riconquista un pallone Ancelotti, lo riporta ancora in avanti Scarnecchia, viene in aiuto Maggiora con Bertoneri in posizione difensiva, cross di Maggiora, colpo di testa è di Ancelotti in area ma raccoglie Sclosa, voleva passare al portiere ma Faccini è andato a chiudere, allora è Zaccarelli che viene in aiuto di Sclosa. Poi Pecci apre ancora su Sclosa. Pecci. Volpati. Fermato da Ancelotti. Riparte veloce Falcao. E c'è fallo su Falcao da parte di Volpati o su Faccini da parte di Danova. Comunque calcio di punizione in favore della Roma. È il 22esimo minuto. Il punteggio è 0-0. Di Bartolomei è Maggiora. Maggiora è leggermente più indietro, non era inquadrato. Di Bartolomei. Alto il suo tiro sul calcio di punizione.
Colpo di testa di Graziani a prolungare la traiettoria, ma Pulici, anche Pulici era andato incontro alla palla, si perde questa possibilità di contropiede. La Roma da Turone a Di Bartolomei. Faccini, Falcao, Ancelotti, Scarnecchia, Maggiora, Ancelotti, Santarini, Conti, Romano, Di Bartolomei, Di Bartolomei si scontra con Zaccarelli. Non ci sono gli estremi per intervento irregolare di Zaccarelli, nemmeno di Di Bartolomei. Il gioco prosegue, la palla è ancora buona. Zaccarelli, Pecci, Zaccarelli, Danova, Volpati, Santarini ha rinviato di testa, riparte Falcao, lo scatto di Falcao ha resistito a due interventi, ancora Falcao, poi forse stanco della galoppata, conclude male con un tiro al lato, addirittura in fallo laterale. Ma gli applausi che ha ricevuto sono meritati per la bella galoppata che lo ha portato dalla propria area di rigore fino dentro l'area di rigore avversaria. Volpati, Pecci, bello il cross, ma né Pulici né Graziani lo agganciano. Scatta Bercuttone. L'arbitro lo ferma per un fallo su Scarnecchia. D'altra parte l'irregolarità era stata reciproca. Punizione battuta dalla Roma. Romano, Di Benedetti, Di Bartolomei. Di Bartolomei, ribattuto da Danova, il tiro di Di Bartolomei da notevole, da distanza ravvicinata, molto pericoloso, poteva essere per la porta del Torino. Comunque Danova lo ha ribattuto ed ora Sclosa riporta l'offensiva nella metà campo della Roma. La partita è molto bella, molto varia. Graziani riesce a effettuare un bel cross, il colpo di testa di Maggiora colpisce Scarnecchia, stava per rimettere in posizione di tiro Bertoneri. Maggiora in avanti, non lo fa proseguire strattonandolo Bertoneri, calcio di punizione in favore della Roma. Battuto il calcio di punizione, mentre dalla panchina del Torino sta per entrare in campo Davin. Ancora un fallo su Maggiora, questa volta lo ha commesso Pulici. Battuto Di Bartolomei, Turone, Mischia, rinvio corto Di Bartolomei. Su Di Bartolomei c'è un intervento di Zaccarelli, contropiede del Torino, sono 4 contro 3 i giocatori granata. Bertoneri, ma si perde l'azione con questa apertura di Bertoneri su Graziani,
che intanto filtrava verso il centro. Scarnecchia. Fallo di Cuttone su Scarnecchia e c'è l'ammonizione. Ammonito Cuttone. Esce Zaccarelli. Ed entra Davin. Al 29esimo minuto del primo tempo il Torino ha provveduto alla prima delle sue sostituzioni possibili. È entrato Davin al posto di Zaccarelli. Riconquista la palla Falcao. Va a terra Falcao su intervento, mi è sembrato, di Salvadori, che l'arbitro non ha ritenuto di rilevare. La palla sempre in gioco, la rimandata in avanti Terraneo, sbaglia il salto Scarnecchia, ne approfitta Bertoneri per servire Pulici, tiro di Pulici ribattuto involontariamente da Santarini, ma prosegue Sclosa, servizio di Sclosa, ancora un colpo di testa, questa volta di Maggiora, Scarnecchia, Maggiora. Turone, Di Bartolomei, Romano. Colpo di testa di Turone e palla di poco sopra la traversa. Cross di Romano, colpo di testa di Turone al 31esimo minuto del primo tempo. Roma e Torino 0-0. Colpo di testa di Scarnecchia, di Volpati, Conti, Falcao. Romano. Ha ribattuto il cross teso e basso di Romano, di testa Salvadori in palo laterale. Di Bartolomei, anzi Santarini, ecco ancora il cross di Santarini a spiovere. Gol, ha segnato Ancelotti. Su cross di Santarini, Ancelotti ha controllato e ha portato in vantaggio la Roma al 32esimo del primo tempo. Ancelotti. Pecci,
fuorigioco di Pulici e Bertoneri sul lancio di Pecci. Di Bartolomei, Ancelotti è l'autore del gol con il quale la Roma conduce per 1-0. Lo scatto di Conti, controlla la palla Davin mentre questa varca la linea di fondo. Closa ha resistito all'intervento di Romano, anche Falcao saltato, attacco di Graziani, Cuttone, Maggiora ferma il difensore avversario, poi Scarnecchia, poi Falcao, Maggiora, Turone. Di Bartolomei, Faccini, scambio ancora con Di Bartolomei, Santarini, Conti, Scarnecchia, in aiuto di Scarnecchia è andato Davin. Poi c'è un fallo su Falcao, un gioco pericoloso commesso da Bertoneri, punizione per la Roma. Palla di Bartolomei, apertura su Conti. Tocca per ultimo Conti, la palla è sul fondo, ma dovrebbe esserci anche un fuorigioco. Vediamo dal punto dove viene rimesso il pallone. Sì, esatto, Conti era in fuorigioco. Vediamo infatti Terraneo che riavvia il gioco con questo calcio di punizione su Danova che gli restituisce la palla. Siamo a 9 minuti dalla fine del primo tempo con la Roma in vantaggio per 1-0. Il gol di Ancelotti al 32esimo. Salvadori. Davin. Sclosa. Pecci, Graziani, scattato molto bene Graziani, si era liberato, il cross però ne viene corto anche perché è contenuto da Santarini e Falcao lo porta fuori area. Ancelotti, Falcao, bella azione volante della Roma, Ancelotti. Fallo su Ancelotti, è stato commesso da Davin e calcio di punizione in favore dei padroni di casa al 37esimo minuto del primo tempo. Punteggio è 1-0 per la Roma. Tira Di Bartolomei, respinge la barriera, accorre Davin a evitare il fallo laterale. Il fallo laterale poi procurato da Conti, quindi rimessa in gioco per il Torino. Sclosa. Non riesce il triangolo Davin-Sclosa. Fallo laterale per la Roma. Ancelotti.
in scivolata Cuttone ha rinviato, adesso c'è un fallo di Pulici ai danni di Maggiora, nuova punizione in favore della Roma di Bartolomei, ma la distanza è notevole, infatti di Bartolomei non pensa al tiro. Falcao, c'è pericolo di fuorigioco, Falcao indietro a Maggiora, scarnecchia Cuttone, ferma scarnecchia ma provoca un fallo laterale, rimessa in gioco di Ancelotti. Maggiora, Falcao, Romano, Santarini, pericoloso pallone giocato dalla Roma, ancora nella metà campo giallorossa con il passaggio indietro di Turone a Santarini che apre dalla parte opposta per Romano. Santarini, Falcao, Santarini, non è pulito il passaggio di ritorno di Falcao, contropiede del Torino con Pulici che controlla male la palla e consente il recupero di Turone. Di Bartolomei, Falcao, Conti, ancora Falcao, Santarini, Romano, Ancelotti, Conti, fermato da Salvadori, Pecci avvia il contropiede con questo servizio che Bertoneri non può mantenere in campo. La partita vive un momento di stasi, evidentemente la Roma che è passata in vantaggio al 32esimo, ora siamo al 41esimo, sta tirando un po' il fiato. La punizione per lo scontro fra Volpati e Ancelotti era in favore del Torino, già battuta. Sugli sviluppi ecco Bertoneri, Graziani, Bertoneri, Sclosa, Santarini, Sclosa e Tancredi compie una bella parata sul tiro di Sclosa impedendo il pareggio. E il primo calcio d'angolo in favore del Torino, la Roma ne ha calciati due. Ha tirato Volpati, ribattuto da un giocatore della sua squadra il suo tiro, adesso la Roma con Maggiora, si chiude la difesa del Torino ma Ancelotti riconquista la palla, colpo di tacco per Falcao, Turone, resiste Turone a un intervento di Pecci, giustamente per il vantaggio l'arbitro non interrompe il gioco, viene in avanti Romano, traversone di Romano, lungo, accorre Ancelotti, riesce a mettere al centro un pallone che controlla e rinvia Cuttone. È andato Scarnecchia all'estrema destra, Conti, Di Bartolomei,
Il lancio è per Maggiora, un colpo di tacco di Volpati in disimpegno su Bertoneri, che controlla un bel pallone, ancora Volpati e Terraneo. Due minuti alla fine del primo tempo, il punteggio è 1-0 in favore della Roma. La partita di ritorno avrà luogo mercoledì prossima a Torino, sempre alle 20:30. Sclosa. Scatto di Sclosa, c'è un fallo su di lui da parte di Scarnecchia e calcio di punizione in favore del Torino. Passaggio di Pecci a Graziani. Sclosa. Cross di Sclosa, il colpo di testa di Santarini in calcio d'angolo. Il conto dei corner si pareggia adesso, sono 2-2, il punteggio è 1-0 in favore della Roma. Inizia l'ultimo minuto del primo tempo. La parata indisturbata di Tancredi. Di Bartolomei, Ancelotti. La Roma ha ridotto enormemente il suo ritmo dopo essere passato in vantaggio. Falcao, Conti, non passa il servizio di Conti e l'arbitro adesso manda le squadre negli spogliatoi. È terminato il primo tempo della finale di andata di Coppa Italia all'Olimpico di Roma. Si chiude con la Roma in vantaggio per 1-0 con gol di Ancelotti al 32esimo. Un vantaggio tutto sommato meritato, anche in considerazione del fatto che il Torino non è rimasto certo a guardare. Ed ora nell'intervallo, interviste, poi riprenderemo la telecronaca all'inizio del secondo tempo. È iniziato adesso il secondo tempo. La Roma non ha operato cambiamenti, la sua formazione quindi è quella del primo tempo, e cioè Tancredi, Romano, Maggiora, Turone, Falcao, Santarini, Conti, Di Bartolomei, Faccini, Ancelotti, Scarnecchia. Il Torino, che ha sostituito Zaccarelli con Davin nel primo tempo, gioca con Terraneo, Cuttone, Salvadori, Volpati, Danova, Davin, Faccini, Di Bartolomei fuori gioco. Fuori gioco di Turone, che comunque ha saltato Terraneo, che era uscito anche dopo il fischio dell'arbitro che interrompeva il gioco. Riprendo la formazione del Torino e Terraneo, Cuttone, Salvadori, Volpati, Danova, Davin, Bertoneri, Pecci, Graziani, Sclosa, Pulici. Il punteggio è 1-0, fissato nel primo tempo dal gol di Ancelotti al 32esimo. Bello il servizio per Falcao, che non ha agganciato, e si perde quindi un'occasione estremamente favorevole per la Roma. Primo tempo è stato piacevole, ha attaccato in prevalenza la Roma, il Torino ha cercato di pungere con il suo contropiede, una bella parata di Tancredi su tiro di Sclosa sta a sottolineare il fatto che il Torino non è stato a guardare.
La Roma ha mantenuto la sua supremazia fino al gol, poi il gioco si è equilibrato. Calcio d'angoli sono fino a questo momento due per parte. Ecco il cross per Pulici, il colpo di testa invece è di Santarini, poi controlla la palla a Turone, viene spinto alle spalle da Pulici, va a terra Turone, calcio di punizione in favore della Roma. Ancelotti, Di Bartolomei, Faccini, Di Bartolomei, ha intercettato Salvadori, poi c'è un fallo di Pulici ai danni di Ancelotti. Ancelotti non era in possesso della palla, c'è Turone che è andato a difendere le azioni di Ancelotti. Adesso c'è un fallo di Davin ai danni di Faccini, anzi di Danova. Calcio di punizione in favore della Roma. Falcao. Conti ha ostacolato il colpo di testa con cui Davin aveva spazzato l'area, quindi calcio di punizione in favore del Torino. Danova, Cuttone. Riconquista la palla la Roma, se la allunga troppo Faccini, anzi Di Bartolomei, si perde l'occasione della Roma, riprova adesso il Torino con Pulici, con Sclosa, il triangolo non si chiude perché Santarini ha ostacolato irregolarmente Pulici, c'è il calcio di punizione in favore del Torino. Davin a Pecci. Tentativo di passaggio indietro di Graziani, disorienta Pecci, riparte Falcao. Servito Scarnecchia, teso il cross di Scarnecchia, colpo di testa di Salvadori. Falcao, contrastato Falcao, Di Bartolomei, Conti. Disimpegno del Torino con Graziani in attacco, scatto di Graziani, va a terra Graziani, l'intervento era di Romano ma nemmeno Graziani protesta, si perde l'occasione per il Torino, gioco riavviato. Con Falcao ancora, rincorso da Pecci, malinteso Falcao Scarnecchia. La Roma non gioca con la lucidità delle idee delle ultime partite, evidentemente si fa sentire un po' di stanchezza per la partita disputata contro la Juventus, il ritorno delle semifinali soltanto 4 giorni fa. Davin, Graziani, Pulici, Graziani, è provvidenziale un intervento di Santarini che allunga la traiettoria della palla e fa intervenire Tancredi impedendo il tiro a Graziani. Ancelotti. Falcao. Era corto il passaggio, Falcao non difende la palla, Santarini in area, colpo di testa di Cuttone, poi ancora Salvadori esce dall'area,
Volpati, Pulici, Bertoneri, Cuttone, Pecci. Non è solo il contropiede nel secondo tempo da parte del Torino, il Granata in maglia bianca attaccano con maggiore consistenza di uomini. Falcao, Falcao e Pecci. Il fallo laterale è del Torino, la rimessa in gioco di Sclosa su Davin. Danova, Graziani, Pulici, Graziani, Sclosa. Era in fuorigioco Pulici, che comunque aveva colpito bene la palla di testa. Tancredi altrettanto bene l'aveva parata, però le due prodezze erano inutili perché effettuate a gioco fermo. Fuorigioco di Pulici sul cross di Sclosa. Torino molto pericoloso all'inizio del secondo tempo, sono passati 9 minuti. Romano, Ancelotti verso Conti, esce bene Salvadori, fa suo il pallone per Volpati, Pecci. Danova, Salvadori che è passato libero dopo l'uscita di Zaccarelli, mentre Davin ha preso in consegna Conti. Danova, Volpati, fallo su Volpati, l'ha commesso Maggiore a calcio di punizione in favore del Torino. Bertoneri a Volpati. Calcio d'angolo in favore del Torino. Un Torino che appare trasformato nel secondo tempo rispetto alla squadra che aveva svolto un gioco piuttosto attendista nel primo. Cuttone, Di Bartolomei ha fermato e con molta calma, rischiando anche un poco, ha servito indietro Tancredi. Di Bartolomei, Ancelotti, Di Bartolomei, Falcao, Di Bartolomei, Romano. È troppo in profondità per la possibilità di Faccini, il cross di Romano, esce bene Terraneo e para. Di Bartolomei riconquista il pallone, lo offre sulla destra a metà strada fra Conti ed Ancelotti, scattano entrambi, ma ripetiamo, la Roma appare un pochino provata, nessuno dei suoi uomini è più veloce e scattante. Fallo laterale per il Torino che cambia gioco dalla parte opposta per Cuttone, per Bertoneri. Il servizio era per Pulici, invece va a Graziani. Pulici. Anzi, Volpati era, che si è inserito in attacco, ed è stato Santarini a deviare in calcio d'angolo. Il conto dei corner adesso 4-2 in favore del Torino. Dalla bandierina Sclosa. Falcao, Ancelotti, Falcao, Conti, Di Bartolomei aggancia male e concede la palla a Bertoneri, Pecci, Bertoneri, Sclosa, senz'altro migliore il Torino in questo secondo tempo, Bertoneri,
fallo di Romano su Bertoneri, calcio di punizione in favore del Torino. 12 minuti di gioco nel secondo tempo. Ha tirato Pecci, non aggancia nessuno, né difensori né attaccanti, rincorre la palla Scarnecchia. Maggiora. Tiro al volo di Bartolomei. Palla colpita di collo pieno, ma tiro enormemente alto sopra la traversa di Terraneo. Tiro al volo di Bartolomei dopo 13 minuti di gioco del secondo tempo. La Roma conduce per 1-0. Da Sclosa, il colpo di testa di Bertoneri, riconquista la palla Santarini, la difende bene, Turone, Maggiora. Di Bartolomei. Conti. Acrobazia di Conti e tiro con pallone ribattuto da Davin. Poi Davin esce bene dall'area, servito Pecci. Volpati. Tiro cross di Cuttone con parata di Tancredi prima della possibile deviazione di Pulici. Primo tempo con prevalenza della Roma, inizio del secondo tempo nettamente in favore del Torino. La Roma sembra più preoccupata di non subire gol, i gol segnati in trasferta valgono doppio, piuttosto che di cercare di arrotondare il vantaggio. Pulici, Volpati. C'è Davin libero sulla sinistra. Invece la palla è per Pulici, che pareggia. Al termine di un periodo di supremazia, il Torino pareggia con Pulici al 15° minuto. Il punteggio è 1-1. Di Bartolomei. La deviazione di Pecci e poi ha cercato in tutti i modi di mantenere la palla in campo Davin senza riuscirvi. La rimessa in gioco di Conti. Falcao, Santarini, Cuttone tocca la palla con le mani, il gioco rimane in favore della Roma, cross di Scarnecchia e per evitare guai Davin in calcio d'angolo. Dalla bandierina Conti, il colpo di testa è stato di Danova,
e riparte Davin in azione di contropiede. Il lancio è per Pulici, in vantaggio su tutti Maggiora, allunga la traiettoria della palla per Tancredi. Ancelotti. Di Bartolomei. La rovesciata era stata di Volpati. Scarnecchia è riuscito a effettuare il cross, ribattuto dal corpo di Cuttone. Riparte il Torino con i suoi velocissimi contropiedi. Sclosa servito al volo da Pulici. Ancora Sclosa, ha resistito all'intervento di Maggiora. E Tancredi questa volta riesce ad evitare che il pallonetto di Sclosa faccia centro. Nettamente in vantaggio atletico il Torino in questa fase della partita. Torino che aveva giocato d'attesa il primo tempo, ora nel secondo tempo ha pareggiato e la Roma non sembra fino a questo momento in grado di riprendere l'iniziativa del gioco. Bertoneri ha toccato Volpati, colpo di testa di Bartolomei. Scarnecchia. Falcao Maggiora. Scarnecchia. Scarnecchia perde il controllo della palla, lo depone in faro laterale. Graziani. Pecci. Cross di Pecci. Graziani lascia a Bertoneri. Graziani. È troppo avanzato il passaggio. Turone per Ancelotti. Ancelotti. Ancora Ancelotti, ma l'arbitro ha interrotto il gioco per fallo su Ancelotti. Mentre vediamo che dalla panchina del Torino sta scaldandosi D'Amico. Di Bartolomei ribatte la barriera. Tutto il Torino scatta in avanti a metà campo, lasciando in fuorigioco tre o quattro giocatori della Roma. Ed ecco che esce Pulici ed entra D'Amico. È la seconda sostituzione del Torino. Esce Pulici, al suo posto entra D'Amico. La sostituzione, la seconda per il Torino, avviene al 22esimo minuto del secondo tempo. Punteggio è 1-1. Ecco riavviato il gioco con il calcio di punizione in favore del Torino per il fuorigioco corale in cui erano caduti i giocatori della Roma. Fallo di Bertoneri commesso ai danni di Maggiora è il motivo del calcio di punizione di Tancredi su Falcao, Romano, Conti,
fermato Conti, Pecci in avanti. Il Torino ha capito che può vincere e si spinge in attacco sempre con maggiore convinzione di fronte a una Roma che, gelata dal pareggio di Pulici, anche atleticamente non riesce a riprendere la situazione. Malinteso d'amico Sclosa, intervento di Falcao e Sclosa in fallo laterale. Falcao di Bartolomei. Verso Falcao, lo scatto è insieme con Faccini, ma i due non si intendono. Risente molto la Roma l'assenza di Pruzzo in questa partita determinante per la sua stagione. Faccini è pieno di buona volontà, ma l'intesa con i compagni di squadra non è la stessa. Triangolo con Turone, scatto di Scarnecchia, passaggio per Faccini, servizio di Faccini per Falcao che arrivava dalla retrovie, malinteso nuovo fra i due. Riparte il Torino con D'Amico, colpo di testa di Romano, ferma il passaggio di D'Amico a Pecci. Ancelotti. Fallo di Volpati ai danni di Ancelotti e calcio di punizione in favore della Roma. È il 25esimo minuto del secondo tempo, le squadre sull'1-1. Di Bartolomei. Ha toccato Pecci, ha spento un po' la violenza del tiro di Bartolomei, la parata di Terraneo è senza preoccupazioni, il suo rinvio a centrocampo fermato da Maggiora, Turone, Maggiora, Ancelotti, Turone, Romano. Turone, di Bartolomei, rinvio di Volpati e fallo laterale per Romano. Turone, di Bartolomei, Turone, il suo scatto è buono ma deve cambiare direzione e non ci riesce. È una riprova del fatto che i giocatori della Roma appaiono fisicamente provati. Hanno giocato, d'altra parte questo è il loro motivo di giustificazione, soltanto 4 giorni fa la partita forse più importante dal punto di vista psicologico contro la Juventus, mentre il Torino ha avuto modo di giocare meglio il suo calendario e quindi di frapporre fra la semifinale e la finale maggiori giorni di riposo. Ecco Graziani in attacco, Sclosa, tiro cross di Sclosa, va Bertoneri, Graziani, D'Amico, anche D'Amico tenta il pallonetto o il servizio per Sclosa e viene fuori una traiettoria troppo lunga. Rimessa in gioco per Falcao. Faccini. Ritorna la palla a Falcao. Conti. Di Bartolomei. Conti. Esce bene Cuttone con la palla. Lo stesso Cuttone su appoggio di Bertoneri.
va in attacco Graziani. Volpati. Servizio per Graziani, il colpo di testa di Santarini ha interrotto l'azione, poi ha toccato Maggiora, poi ecco il servizio per Scarnecchia. Ancelotti. Si fermano sia Faccini che Scarnecchia, entrambi annebbiati, riconquista la palla il Torino, Salvadori, Terraneo, Danova. Bertoneri e D'Amico. Fermato D'Amico dall'intervento prima di Maggiora e poi di Bartolomei, Falcao, Ancelotti. Falcao. Ancelotti. Il passaggio di Ancelotti era per Scarnecchia, arriva in ritardo Scarnecchia, mentre vediamo che Cazzaniga dalla panchina del Torino invita i suoi a portarsi in attacco. In effetti la Roma, che aveva giocato un ottimo primo tempo, è completamente ferma in questo momento. Avete visto un cross sul quale Turone e Maggiora si sono fermati, hanno consentito un tiro in corsa al sopravvenuto Bertoneri con palla fuori. Falcao. Santarini, Falcao, Ancelotti, altro errore clamoroso di una Roma annebbiata e stanca, completamente in crisi atletica, mentre c'è un fallo di Ancelotti ai danni di Davin. Calcio di punizione in favore del Torino, sta per batterlo Closa o Pecci. Scambio fra i due, Graziani. Fallo di Santarini su Graziani. È a terra il centravanti e capitano del Torino. Fallo di Santarini e calcio di punizione in favore del Torino. È il 31esimo minuto del secondo tempo, 1-1. Si riprende Graziani. Calcio di punizione in favore del Torino e D'Amico sulla palla, non è inquadrato ora. Eccolo. Tiro di D'Amico, parata di Tancredi. Conti, Di Bartolomei, Falcao, Romano, Scarnecchia, persa la palla da Scarnecchia, gliel'ha tolta abilmente Cuttone,
manovra a cuttone con Sclosa, rovesciata di Sclosa, D'Amico, Salvadori, intercetta Turone, apertura su Scarnecchia da parte di Faccini, scatta Scarnecchia, cross di Scarnecchia e colpo di testa di su cross di Scarnecchia, colpo di testa di Faccini con palla che passa di pochissimo alta sulla traversa e si può dire l'unica occasione costruita dalla Roma nel secondo tempo. Pecci, Graziani, anche Graziani non controlla la palla, la depone sul fondo, la rimessa in gioco di Tancredi. Falcao, Conti, Di Bartolomei, servizio è su Conti, ha colpito di testa in posizione difensiva Cuttone, ne esce un calcio d'angolo in favore della Roma. Il conto dei corner è ora 5-4 in favore del Torino. Il punteggio è 1-1, siamo al inizia il 35esimo minuto. Colpo di testa di Romano, non riesce a tirare Conti per un intervento d'anticipo di Volpati. Poi ha liberato in fallo laterale Bertoneri. Santarini, Romano, riconquista la palla Scarnecchia, attaccato da Davin, perde la palla, Sclosa, su Sclosa interviene e riconquista la palla Ancelotti. Ora il gioco è tornato ad equilibrarsi perché anche il Torino appare provato. D'altra parte il Torino forse adesso pensa alla partita di ritorno. Fallo su Ancelotti, l'ha commesso in gioco pericoloso Sclosa. Il calcio di punizione in favore della Roma, Falcao. Ancora Falcao su respinta della difesa. Conti. Scarnecchia. Era in fuorigioco. Era in fuorigioco sull'ultimo passaggio. Faccini. Gioco interrotto, calcio di punizione in favore del Torino. Fuorigioco di Faccini. Pecci, il lancio su Graziani che scatta bene. Graziani, ancora ferma la difesa della Roma sul cross teso di Graziani che Pecci giunge a deviare ma alza sopra la traversa. Colpito da Crampi. Un giocatore della Roma è un altro sintomo della stanchezza che andiamo sottolineando già dall'inizio del secondo tempo. Una stanchezza che ha attanagliato la Roma subito dopo essere passata in vantaggio.
Il Torino ha raggiunto il suo meritato pareggio, poi adesso sembra che voglia controllare la partita, fida indubbiamente sui 90 minuti che deve disputare mercoledì prossimo sul suo campo torinese. Era stato colpito da crampi Turone, è stato rimesso in sesto, mentre anche Falcao ha toccato male sulla sinistra, non ha agganciato Bertoneri, Maggiora, Ancelotti, Romano, cross di Romano, colpo di testa di Scarnecchia, il tiro non è potente, para Terraneo senza difficoltà. E riparte il Torino, che ha ripreso dopo attacchi massicci il suo modulo di contropiede. Lo porta in avanti adesso Graziani, lo affida a Sclosa. Pecci. Cuttone. Ecco, sì, vedete, questo passaggio indietro indica che anche il Torino considera chiuso il capitolo delle ostilità e le squadre che hanno un 1-1 come risultato della finale di andata rimandano i loro problemi alla partita di ritorno. Di Bartolomei ha respinto Cuttone, lancio di Falcao per questa offensiva di Scarnecchia. La deviazione di Cuttone su Scarnecchia, che rimane a terra, frutta il quinto calcio d'angolo. Il conto dei corner adesso torna pari, 5 per parte. Fallo su Maggiora, l'ha commesso Bertoneri, anche se un po' spigolosa la partita, conveniamone, è stata sostanzialmente corretta. La punizione affidata a Di Bartolomei. Riprende Di Bartolomei il tiro della barriera e la barriera respinge ancora. Controllano Maggiora e Turone il pallone, adesso Romano, Ancelotti, fermato Ancelotti, Pecci avvia subito il contrattacco su Sclosa, scatta Sclosa, si libera di due avversari, lo fronteggia Romano, riesce a servire Pecci, D'Amico, Pecci e il tiro finale di Volpati abbondantemente a lato. Lunga azione del Torino in offensiva, tiro finale di Volpati fuori bersaglio. Scarnecchia. Di Bartolomei, Falcao, Scarnecchia, è soltanto fallo laterale. La rimessa in gioco di Falcao, Romano,
La rimessa in gioco è del Torino, il rimpallo era fra Cuttone e Ancelotti. Rimessa in gioco di Pecci, riconquista la palla Falcao, ma è Graziani che gliela toglie d'anticipo, la riceve da D'Amico. Graziani ha solo Bertoneri a cui appoggiare la palla, ma anche il Torino non affonda. D'Amico. Fermato D'Amico. Falcao. L'intervento su D'Amico era stato di Faccini, il quale Faccini adesso lascia proseguire Turone. Di Bartolomei. Difende il pallone dall'attacco di Bertoneri, lo lascia ad Ancelotti, Ancelotti a Romano. Romano recupera Salvadori in calcio d'angolo. 6-5 i corner adesso per la Roma. Un minuto e mezzo alla fine della finale di andata di Coppa Italia. Ha tirato Scarnecchia. Non riesce il tiro a Di Bartolomei per l'intervento di Volpati. Tutti i giocatori corrono verso la metà campo per evitare il fuorigioco, ma nel fuorigioco si trovano i giocatori della Roma, mentre Turone protesta a sproposito perché era fuorigioco e anche lui viene ammonito. È il secondo ammonito della partita. Nel primo tempo è stato ammonito Cuttone, nel secondo tempo Turone. Fallo di Bertoneri su Maggiora, calcio di punizione in favore della Roma, è iniziato l'ultimo minuto di gioco. Romano Falcao. Va a terra Falcao su intervento irregolare di D'Amico, ma la palla è alla Roma, quindi giustamente l'arbitro Pieri non fischia. Ancelotti. Salvadori in faro laterale. Finisce in questo momento il 90esimo e la partita di andata di finale della Coppa Italia termina con un salomonico 1-1. Primo tempo in vantaggio della Roma, che ha segnato con Ancelotti al 32esimo. Ma poi nel secondo tempo una Roma chiaramente in crisi atletica, stanca, si è lasciata sopravanzare dal Torino, che forse ha anche sprecato l'occasione per uscire questa sera vittorioso dall'Olimpico. Torino che ha pareggiato con Pulici al 15esimo e ha condotto poi a termine la gara senza ulteriori preoccupazioni. Adesso il ritorno è mercoledì prossimo. Al Torino basta per vincere la Coppa Italia anche un pareggio per 0-0, oltre tutti i risultati di vittoria. La Roma dovrà o vincere o pareggiare con un punteggio superiore all'1-1, cioè da 2-2 in poi. Se il 90esimo minuto trovasse le squadre sull'1-1, si disputeranno supplementari e eventualmente calci di rigore. Nei supplementari anche i gol in trasferta valgono il doppio. 1-1 nella finale di andata di Coppa Italia fra Roma e Torino all'Olimpico. Gol di Ancelotti nel primo tempo, di Pulici nella ripresa. Signore e signori.